Nel periodo 2007-2011 gli infortuni sul lavoro in Calabria sono diminuiti del 17,4%, mentre gli incidenti mortali sono scesi del 34,3%, passando dalle 35 morti del 2007 alle 23 del 2011. Il dato relativo al 2012, tuttavia, non è positivo. Da gennaio a settembre i decessi sono stati già 23. Lo ha affermato quest'oggi Oreste Tofani, presidente della Commissione d'inchiesta del Senato sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, durante una conferenza stampa nella prefettura di Catanzaro, dove la Commissione ha tenuto una serie di audizioni con soggetti istituzionali e sociali competenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nella nostra regione. La delegazione, composta dal presidente Tofani e dalle senatrici Dorina Bianchi e Angela Maraventano, ha evidenziato come molti incidenti mortali in Calabria si verificano in itinere, cioè nel corso degli spostamenti da e verso il luogo di lavoro o in attività di movimento. Dati forniti dall'INAIL, ha detto Tofani, emerge un problema di sicurezza delle strade che va affrontato con un miglioramento della viabilità. La Coldiretti Calabria ha inviato una lettera al sottosegretario regionale alle riforme Alberto Sarra, al presidente Mario Magno e dai componenti della quinta commissione consiliare, al presidente Giuseppe Scopelliti e dall'assessore Michele Trematerra sulla proposta di legge riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi. Nella missiva si evidenzia che la proposta di legge, pur avendo un titolo che fa ben sperare in realtà per impianto complessivo più che una risposta, si qualifica solo per una serie di enunciati. La proposta Sarra, scrive nella lettera il presidente regionale della Coldiretti Pietro Molinaro, si caratterizza per un'idea di accorpamento di alcuni enti subregionali, forse sull'onda di tagli ai costi della politica, ma lascia in realtà innumerevoli margini di discrezionalità e indeterminatezza. Dottoressa Davano, sono progetti importanti quelli presentati stamani, un finanziamento rilevante e tutte e cinque le province coinvolte, ovviamente. Assolutamente sì, stiamo parlando di 350 milioni di euro che, come diceva il Presidente e l'Assessore Mancini, riusciranno a mobilitare complessivamente 500 milioni di euro, per cui secondo noi è una risposta molto importante per la nostra terra. I temi sono diversi, abbiamo qualità della vita, i borghi di eccellenza, i sistemi turistici, i sistemi produttivi, quindi diversi settori di intervento sparsi su tutto il territorio calabrese. Tra l'altro siete già pronti per esaminare la nuova programmazione? Assolutamente sì, stiamo lavorando sulla nuova programmazione e speriamo che una parte di progetti presentati su questo bando e non finanziati potranno rappresentare un bacino dal quale attingere per la prossima programmazione. Dopo la nostra denuncia drammatica che le case famiglia e i centri di accoglienza per i minori della provincia di Cosenza sono oramai alla fame a causa dei 3 anni di ritardi da parte del Comune di Cosenza e della Regione nell'erogazione delle rette spettanti per legge a questi istituti per ogni bambino ospitato, che rimangono comunque le più basse d'Italia, solo 31 euro pro capite, non abbiamo registrato nessuna reazione, nessuna dichiarazione da parte delle istituzioni e da parte di chi le rappresenta. È una vergogna, lo afferma in una nota il presidente del coordinamento provinciale delle case famiglia e servizi per minori Gianni Romeo. Il coordinamento ha promosso per domani alle 10.30 insieme agli altri rappresentanti e agli operatori delle strutture di accoglienza per minori della provincia di Cosenza un sit-in di proteste in Piazza dei Bruzzi a Cosenza. Il sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza aderisce alla giornata di mobilitazione promossa per domani dai sindacati SIAP, SILP, CGL, COISP e dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia per difendere la sicurezza dei cittadini, che potrebbe essere messa a rischio dai governi degli ultimi anni e anche dai recenti provvedimenti del governo Monti. Sotto accusa, prosegue la nota, l'ipotesi di modifica al sistema pensionistico delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, con la quale si prevede l'innalzamento dell'età media degli operatori con conseguente ricadute negative sulla operatività del servizio e quindi sulla sicurezza dei cittadini e sulla salute degli appartenenti al comparto.
I giudici del Tribunale di Catanzaro hanno rigettato le eccezioni preliminari presentate dai difensori dei tre imputati accusati di essere i mandanti e gli esecutori materiali delle bombe contro la Procura Generale di Reggio Calabria, contro l'abitazione del Procuratore Generale Salvatore Di Landro e per l'intimidazione all'ex procuratore ed ora capo della Procura di Roma Giuseppe Pignatone. Nel processo sono imputati Luciano Lo Giudice, fratello del boss e collaboratore di giustizia Antonino, condannato il 5 ottobre scorso per le bombe di Reggio alla pena di 6 anni e 4 mesi, Antonio Cortese e Vincenzo Puntorieri, questi ultimi ritenuti gli esecutori materiali degli attentati. Dopo la decisione sulle eccezioni preliminari, i giudici hanno deciso di aggiornare il processo al 5 novembre prossimo.